Squadre schierate in campo, pronte a partire per questa prima giornata del girone. Sarà Real Fabbrica di Roma contro Real Terracina. Chiamato in causa a completare il quintetto effettivo della Real Terracina. Poi stacco di testa di Santo Massimo ad intercettare il lancio immediato in avanti del numero 1 della Real Terracina, che riparte con la rimessa di Olleia. Versante sinistro del campo, c'è spazio sulla destra per Pecchi, carica il destro! Vantaggio immediato degli ospiti, è un bolide, è un diagonale preciso, quello del 10, impossibile da prendere per Relandini ed è subito 1-0 Real Terracina. Dopo nemmeno 60 secondi di gioco, Bartolucci, Santo Massimo, vertice basso, scambio poi in orizzontale con Bartolucci che è costretto a proteggere il pallone, prova ad andarsene nell'uno contro uno e a mettere dentro il pallone, allontana Yamada, il pallone direttamente in zona Relandini. Bartolucci la riceve all'altezza della linea di centrocampo, allarga Santo Massimo, vertice sinistro, l'area del cerchio di centrocampo, col pallone lasciato ancora per Santo Massimo, può correre Yamada, tu per tu con il portiere, la piazza con il destro, grande la risposta in questo caso di Relandini che dice di no. Tiene il fallo laterale sul pallone Racanicchi, cambia lato dalla parte opposta per Santo Massimo, prova a saltare l'amante, si defila, poi centralmente per Martinozzi, pallone che torna a Corpetti. Gioca un po' con la suola Corpetti, aspetta il ritorno del compagno maglia numero 8 Martinozzi che va via, se la porta sul mancino! Bomba terrificante, tutto in equilibrio, 1-1. E Danilo Martinozzi a prendersi il gol del pareggio, Real Fabbrica riporta tutto in parità. Di Relandini, Corpetti, Santo Massimo, dentro da Racanicchi che però era più avanti del pallone, allora può ripartire ancora una volta la Real Terracina, Yamada, la raccoglie sulla sinistra, la porta sul mancino, tocco sotto misura, forza, il pallone che entra con Relandini che non lo tiene, allora torna avanti la formazione ospite, festeggiano i giocatori in maglia bianca. La Fabbrica di Roma ci prova adesso a rispondere la Real Terracina con il mancino di Frainetti, raccoglie poi Corpetti che alza lo scavetto, Yamada aggredito da Santo Massimo che si impegna anche su Minchella, corridoio poi per Frainetti che torna indietro, cerchio di centrocampo, resiste a Corpetti, allarga bene per Yamada che ce l'ha sul mancino, perde forse l'attimo, riesce comunque a fare 3-1 per i suoi, grandissimo gol del 14, battuto Relandini ma fondamentale il lavoro di Frainetti, grande il suo suggerimento. Sono andati 3 minuti in questo secondo tempo, Ciavarro riceve da Martinozzi, se ne va sulla sinistra, controllato da Da Costa che gliela strappa, rimessa comunque dal Fabbrica di Roma, vicino Corpetti, sul pallone sempre Ciavarro, eccezione del 12, dentro da Martinozzi, spalla alla porta, tra 3 si prova a girare, sopraggiunge Corpetti, palo del 12! Con le mani il numero 1, basso, Pecchi al lavoro, Corpetti la raccoglie, tu per tu con Michela per due volte, ipnotizzato il 12! Poi deciso sul da farsi il numero 9 e si rifugia da Olleia. Poi prova a buttarsi dentro il numero 9. Olleia con calma va da Minchella. Alza il pallone Minchella direttamente però dal portiere della formazione di casa che la offre poi a Santo Massimo. Un po' di campo in verticale il numero 10 per la corrente Crescenzo! Che la piazza col mancino la riapre la Real Fabbrica di Roma. C'è ancora tanto da giocare. Pieni 10 minuti della ripresa. È 3-2. Rischio del direttore di gara, la rincorsa di Santo Massimo che prova a battere Michela e questa volta ce la fa il numero 10, è 3-3 tra le due squadre. Sul 3-3 la formazione di casa, Da Costa non riesce ad arrivare l'amante. Adesso Martinozzi che rimane come ultimo uomo in compagnia di Frainetti, due si allacciano già, palla lontana, Yamada, vertice basso, eccolo Frainetti, Martinozzi la strappa regolarmente, può correre Stentella, sulla sinistra di Racanicchi, Stentella sul palo! Cala il silenzio sul palo Anselmi. Tutti ad attendere il fischio del direttore di gara che arriva adesso, la rincorsa di Santo Massimo contro Minchella! Santo Massimo! 4-3 Real Fabbrica di Roma! Sorpasso avvenuto! Dal 3-1 sono risaliti! E adesso mettono fuori la testa per la prima volta nella partita! 4-3!
Da Costa, calcio da lontano, pallone che non passa, fondamentale, il tiro di Corbetti e poi Stentella che la rilancia e la vince definitivamente, mandando i suoi sul 5-3. Esplode il Palanselmi. Fischio del calcio d'inizio, non c'è più tempo, la vince con una grande rimonta di nervi la Real Fabbrica di Roma, era sotto per 3-1, vince 5-3, grande prova anche della Real Terracina, ma non basta, la prima giornata va alla Real Fabbrica di Roma. Ora siamo qui con Santo Massimo, innanzitutto complimenti per la vittoria. Grazie. È una vittoria che sembrava insperata ad un certo punto della partita, sotto per 3-1 e soprattutto si era ripetuta la cosa del primo tempo, momento migliore vostro, gol loro, era difficile a livello mentale? Allora si può dire non siamo scesi in campo, mi dispiace per tutta la gente che c'è venuta a vedere, brutta partita, noi eravamo contratti, le gambe non andavano, però che dire, è uscito fuori il cuore, oggi solo così la potevamo vincere, altrimenti non c'era altra soluzione, dovevamo per forza portare 3 punti a casa dopo che hanno costruito questo palazzetto per noi, ci siamo riusciti fortunatamente, faccio i miei complimenti al Terracina che gran ottima squadra. È stata davvero una partita molto tesa, tanti falli, infatti per te sono arrivati diversi tiri liberi. Si può dire che l'ha vinta la squadra con i nervi più saldi, per loro 2 espulsioni e tante ammonizioni, voi siete riusciti a rimanere compatti tutti quanti insieme, senza eccedere forse? Sì, siamo stati bravi a rimanere in partita anche sotto il 3-1, che dire, gli alberi stavano dalla parte nostra, tra virgolette, quindi ci hanno dato dei tiri liberi che ci hanno aiutato a raggiungere l'obiettivo, che erano i 3 punti, meno male così, dai. Avete bagnato questo esordio nel nuovo campo casalingo con una vittoria, è un ottimo punto di partenza. Questa vittoria, per come è arrivata, nonostante tutte le difficoltà della partita, cambia un po' le vostre ambizioni? Allora, le nostre ambizioni rimangono sempre le stesse, speriamo che cambia il nostro modo di approcciare la partita, perché siamo stati veramente contratti, eravamo fermi, non andavamo, e speriamo che non accada più questo.